Amici di Vigne Cantine, il nostro viaggio in terra d'Abruzzo prosegue. La meta di oggi è Nociano, in provincia di Pescara, sempre alla ricerca di grandi vini di pregio. Siete pronti a partire? Io sì, andiamo! Amici di Vigne Cantine, sono con l'uomo che parlava alle piante, Franco Deusanio, proprietario di Chiusa Grande. Ciao Franco, benvenuto. Ciao, grazie. Allora Franco, perché sei l'uomo che parlava alle piante? Ah, questa è l'idea del mio amico Simone D'Alessandro, che ha voluto dedicarmi questo piccolo saggio. È capitato che qualche volta vado a leggere qualcosa di filosofia in mezzo ai vigneti, allora lui ha preso spunto. Tu sei veramente una fucina di idee. Insieme a Simone D'Alessandro nasce un progetto che è questo, che è Vino Sofia. Che cos'è questo tuo libro? Ma chiamarlo libro credo sia riduttivo. Vino Sofia, Vino Follia è un libro multisensoriale dove analizziamo alcuni dualismi opposti che il vino può evocare. Già nel titolo, saggezza e follia, vino nascita, vino morte, vino conservazione, vino rivoluzione, ma con un qualcosa di multisensoriale, perché abbiamo optato per delle carte madreperlate, per alcune pagine profumate ai sentori del vino, con delle foto creative che interpretano l'argomento del paragrafo. Insomma, bisogna cercare di far partecipare tutti i sensi. Insomma, tu hai cercato di portare, diciamo così, fra queste pagine di questo libro, i sensi. E proprio di progetti, e proprio di idee tue meravigliose, praticamente hai preso 9 etichette della tua produzione di vino, le hai spedite a dei musicisti, a dei compositori, e hai detto loro: inebriatevi con le mie bottiglie e create la musica che queste bottiglie, praticamente che questo vino, che questo nettare vi trasmette. È stato un po' questo, vero? Ho dato la descrizione della suggestione che ogni vino secondo me deve evocare, che poi non è altro che ciò che è riportato nella retroetichetta. Ho dato anche la descrizione tecnica, la scheda tecnica dei vini. Bene. E poi loro non hanno fatto altro che, in coerenza, comporre dei brani che interpretano quella suggestione che il vino evoca. Come si chiama questo progetto? The Wine Jazz. Qui invece abbiamo il Perla Nera e il Perla Bianca. C'è un dualismo proprio di anime. Diciamo che il Perla Nera è la realtà in cui mi riconosco, è il vino a cui sono più legato. E il vino dedicato all'amore romantico, un po' dannato, che tu senti che non potrà essere per sempre. Non vogliamo semplicemente fare dei vini di grande qualità, ma vogliamo fare dei vini che debbano evocare un qualcosa. Il vino innanzitutto deve nascere prima nella testa e poi dare coerenza tra le sensazioni che vogliamo evocare, tradurle in caratteristiche organolettiche, in profumi che vogliamo far esprimere al vino e poi, diciamo, trovare la rispondenza. Il Perla Bianca è un po' il contraltare del Perla Nera, è un Trebbiano d'Abruzzo DOC, affinato anche questo in barrique, anche se l'effetto della barrique sicuramente non copre diciamo le caratteristiche del vino, che deve evocare l'amore assoluto e corrisposto. Quindi chiaramente ha delle caratteristiche organolettiche, di profumi completamente diverse dal Perla Nera. È un vino molto molto vellutato, perché deve evocare quell'amore che ti dà la pace, la tranquillità, la serenità. Quindi è un vino che deve accarezzare il palato, che ti deve coccolare. Devo dire che con queste descrizioni, secondo me, a casa non dovrebbe mancare né l'uno né l'altro. Io sarei qui ore a sentirti parlare, penso anche a casa, perché il tuo modo di esprimerti e di parlare del vino è sicuramente un modo nuovo, un po' diverso, ed è un canale che secondo me tocca anche chi di vino non se ne intende. Franco, io ti ringrazio, faccio questo brindisi con Montepulciano d'Abruzzo, della tua azienda Chiusa Grande Perla Nera. Vi diamo appuntamento per l'ultima puntata, rimaniamo sempre qui in Abruzzo, sempre in provincia di Pescara.